grande partecipazione di militanti PD nella sezione di Aversa, un'iniziativa ovviamente organizzata dal nuovo segretario del partito Francesco Gatto. Gatto, un momento importante che segna ancora una volta un rilancio del partito che fino a poco tempo fa sembrava una chimera. Sì, effettivamente oggi è stata una bella giornata di politica, agli sgoccioli ormai dal voto. Nonostante oggi era una giornata lavorativa, il partito, i militanti, i simpatizzanti hanno partecipato numerosi all'iniziativa di oggi. Siamo oramai agli sgoccioli di questa campagna elettorale, che naturalmente abbiamo sentito sulla pelle come una campagna difficile e tortuosa. Ci siamo trovati a contrastare, nel vero senso della parola, una coalizione, quella di Sagliocco, nata su un unico comune denominatore, che è quello praticamente del malo affare. Oggi, con la presenza dell'ex ministro Fioroni, abbiamo sancito che effettivamente noi ad Aversa rappresentiamo la concreta e reale alternativa a questi 10 anni di malgoverno che hanno oramai sotto gli occhi di tutti devastato questa città. Si sono completamente disinteressati di quelle che erano le reali esigenze dei cittadini aversani e stanno praticamente facendo una campagna elettorale puntando tutto su delle promesse che credo sia quasi impossibile riescano a mantenere. Il PD di Aversa è alle prese con una doppia sfida, ovviamente le elezioni comunali, quindi l'ipotesi di una vittoria, ma anche la battaglia per restare prima forza del centro-sinistra. Sì, io credo che praticamente c'è bisogno di chiarezza e di maturità politica. Personalmente, dopo aver ricevuto questa nomina dal segretario provinciale, sto cercando di fare il possibile, anche di più in alcuni casi, per rilanciare un pochettino il partito in questo periodo e riportarlo di nuovo al centro della coalizione del centro-sinistra, che praticamente fisiologicamente è il posto adatto, diciamo, per il Partito Democratico. È sempre stato il volano del centro-sinistra. Con questo non voglio fare discriminazioni, anzi io ringrazio puntualmente i segretari e le figure istituzionali degli altri partiti della coalizione. Penso, come dicevo prima, che stiamo dando un grande segnale di maturità politica. La coalizione del centro-sinistra c'è, è forte ed è presente in città. Io mi auguro che i cittadini, che oramai sono stanchi di questo malgoverno, di questo disinteresse nei loro confronti, si rendano conto che noi siamo la reale alternativa a questo malgoverno.